Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi nuovo video su profumi di ispirazione, su profumi di Ups, perché ragazze so che questi video vi piacciono tantissimo e devo dire la verità, piace tantissimo anche a me andare alla ricerca di nuovi profumi di ispirazione, di nuove fragranze per poi eventualmente acquistare le fragranze diciamo originali. E, che dire, diciamo che sto acquisendo, come dire, un minimo di diciamo esperienza in questo e quindi riesco a scovare molto velocemente nuovi profumi di ispirazione, diciamo basandomi anche un po' sul web e anche sul mio naso, chiaramente, ragazze, perché spesso io vado chiaramente a diciamo a verificare proprio di persona la veridicità, insomma, di alcune dritte che vedo che sul web, diciamo così. E innanzitutto, ragazze, prima di cominciare, vi voglio ringraziare di cuore, ragazze e ragazze, insomma, per il fatto che siamo arrivati a 1000 iscritti, per me è un grandissimo traguardo, perché insomma questa piattaforma è una piattaforma dove ci sono molte persone, non è facile in qualche modo farsi un po' strada, diciamo così, però io sono super super contenta di questo traguardo, ve lo dico proprio sinceramente, non me l'aspettavo così presto, devo essere sincera, perché comunque sia il canale è cresciuto in maniera lenta all'inizio e devo dire che sono molto molto fiera e soddisfatta, insomma, di questa prima tappa raggiunta, diciamo così. E poi sono chiaramente molto molto felice di avere diciamo delle persone nella community come voi, perché trovo sempre tanta educazione e tanto affetto nei miei confronti e quindi che dire, vi posso solo ringraziare. E chiaramente voglio anche ringraziare la mia carissima amica Martina. Un bacione Martina se mi stai guardando, perché è anche grazie a lei che chiaramente sono riuscita a raggiungere questo traguardo, anche se lei in questo momento è assente perché ha tanti impegni di lavoro e di studio, quindi chiaramente non può realizzare dei video in questo momento, però la devo ringraziare perché grazie a Martina io in qualche modo ho rotto il ghiaccio, grazie insomma al suo sostegno ho rotto il ghiaccio e in qualche modo sono riuscita a caricare il primo video su YouTube. E, insomma, i primi video su YouTube sono stati un pochettino, come dire, ero molto imbarazzata perché comunque insomma all'inizio ci si sente pure un po', tra virgolette, stupidi a parlare una telecamera quando chiaramente probabilmente non ci vedrà nessuno. E invece adesso mi sembra una situazione, una cosa proprio concreta e reale il poter parlare, e mi sembra proprio di parlare con voi attraverso lo schermo, perché so che quando poi caricherò il video su YouTube subito dopo diciamo avrò in qualche modo dei commenti e sentirò il vostro affetto. Così va bene. Allora, bando alle ciance, mi sto un attimino, sto facendo un po' una sviolinata, però ragazze, credetemi, sono sincera e onesta quando dico queste cose, perché spero che in qualche modo si possa vedere attraverso il video che sono me stessa e comunque le persone che mi conoscono, i miei amici sanno che io sono così, che quindi non è che indosso una maschera, e questo penso che l'abbiate capito anche voi. Allora, bando alle ciance, che qua come al solito io praticamente mi perdo in chiacchiere e poi alla fine devo fare 40.000 tagli. Iniziamo con questa nuova ricerca che ho fatto per voi, anche perché ho ricevuto diverse richieste in privato su Instagram, in direct, dove appunto alcune di voi mi chiedevano di cercare anche dei profumi da uomo, dei dupes uomo, ed eccovi accontentate. Allora, intanto cominciamo con quelli da donna, ragazze, perché ieri sono stata a Maurice, come vi ho già detto in dei precedenti video, Maurice è una grande catena, un grande magazzino dove praticamente che vende prodotti per l'igiene della persona e della casa,
e anche casalinghi. Sicuramente troverete un alter ego magari nelle vostre zone. Comunque so che è abbastanza diffuso in Italia questo Morris. E poi comunque c'è anche Risparmio Casa che spesso vende questa tipologia di profumi. Allora, cominciamo con il profumo che ho acquistato ieri. E ieri ho voluto acquistare perché, ragazzi, io non è che posso andare via a mani vuote, cioè io sono andata lì a fare delle foto, a fare delle ricerche. Chiaramente sono stata un'ora e mezza e mi hanno preso per pazza come al solito, ormai mi conoscono. E quindi, insomma, non è che potevo andare via a mani vuote, insomma, non mi sembrava neanche carino. E quindi, che cosa ho acquistato? Ho acquistato questo profumo della Real Time di cui vi ho parlato nel precedente video e anche in altri video. Insomma, se scorrete sul canale li trovate. Questa brand che si chiama Real Time, che appunto produce profumi di ispirazione e che vi posso dire che dal punto di vista delle note olfattive si avvicinano tanto ai profumi originali. L'unico piccolo neo, diciamo così, è che la durata non è eccelsa, questo ve lo devo dire, però ragazze ho notato che erogando il profumo sui vestiti il profumo chiaramente dura di più e quindi insomma potrebbe essere come dire diciamo un'alternativa, diciamo così. Allora, questo profumo si chiama Sexy Dentelle e nella versione, diciamo, rosa cipria, perché poi vi spiegherò che c'è un'altra versione, che è rossa. E questa qui, ragazze, cioè già guardate il pack esterno che è veramente bellissimo, stupendo. E questo, ragazze, guardate che pack primario, cioè, come dire, insomma, ma anche solo da tenere, diciamo, sulla postazione trucco, in bagno, cioè, guardate che spettacolo. Cioè, praticamente c'è la boccetta sferica con praticamente guardate, questo è un tipo un sacchetto, insomma, un impizzo che chiaramente risulta comunque aderente e quindi rimane molto molto bello diciamo sulla boccetta. Cioè, non lo so, ragazzi, a me sembra veramente una cosa molto molto elegante. Questo il prezzo 4,90 euro come tutti i profumi Real Time e questo qui, ragazze. Allora, questo ragazzi è un profumo molto femminile, molto molto diciamo nella sua semplicità è molto elegante, molto raffinato, sento parecchio diciamo i fiori, molto fiorito diciamo come profumo, però secondo me è un profumo che potrebbe essere un profumo trasversale, diciamo così, un profumo adatto un po' a tutte, diciamo così. Perché insomma si sente questa rota di rosa, proprio di rosa, che però secondo me si sposa con altri fiori e con qualche frutto. E non sono andata a vedere la piramide olfattiva, ragazze, perché comunque devo fare un elenco anche diciamo abbastanza lungo e quindi non sono andata, però secondo me ottimo profumo, molto raffinato e questo si ispira alla famiglia olfattiva di Rose Couture di Valentino. Adesso scusate, non sono sicura. No, Rock in Rose, scusate, Rock in Rose di Valentino, che era un profumo che io conoscevo, non ho mai acquistato, però spesso l'ho annusato. Devo dire, ragazze, ottimo profumo di ispirazione. Andiamo avanti, se no altrimenti qua ci mettiamo una vita. Vedrete in sovrimpressione il Bella Vanilla, cioè anche questo, ragazze, ha un pack stupendo, sempre di Real Time. E questo, ragazze, io ho cercato sul web, ma non ho trovato una corrispondenza. E diciamo, questa è una mia sensazione, ecco, quindi prendete un po' con le pinze perché non sono neanche tanto sicura. Questo profumo, che è un profumo vanigliato, che però ha una nota abbastanza diciamo presente di gelsomino, quindi comunque non è un profumo stucchevole, è un ottimo profumo, ragazze, non è quel solito profumo alla vaniglia che sa di pasticceria, diciamo così, no, questo è un vanigliato molto raffinato ed elegante col tocco di fiore di gelsomino. E questo qui, ragazzi, mi ha fatto pensare, però poi magari ditemi voi, non sono sicura, a Vaniglia di Alissa Ashley, che è un profumo che io spesso ho sentito presso Acquestapone, che è un profumo che non costa tantissimo, però questo qui chiaramente costa 4,90 euro e comunque sì, ragazze, secondo me è molto armonico, insomma, come profumo, molto molto delicato e femminile.
potrebbe piacere, diciamo così. Andiamo avanti. Poi c'è il Sexy Dentelle nella confezione Rouge, quindi questa è la versione Rouge, quindi è la stessa diciamo confezione. L'unica cosa è che praticamente la boccetta è rossa, quindi è tutto rosso, e anche il pizzo credo sia sì, rosso e nero praticamente. Diciamo, i colori sono rosso e nero. E questo, ragazze, si avvicina alla famiglia olfattiva di dai. Secondo me ci potete arrivare, insomma, boccetta sferica rossa, molto sensuale, vabbè, Hypnotic Poison di Dior, e questo, ragazzi, secondo me è un buon profumo di ispirazione. Però io ne ho trovati anche tanti altri in passato di profumi di ispirazione, anche molto più durevoli, diciamo così. Mi ricordo ad esempio il Monella Vagabonda, se no, nella confezione rossa, adesso non mi ricordo come, diciamo, come si chiamava, però la confezione era rossa, che era un ottimo diciamo profumo di ispirazione, e chiaramente la durata è anche superiore a questa. Oppure un altro profumo di ispirazione, diciamo molto buono, con un'ottima durata, è della Comin, ve l'ho già fatto vedere, si chiama Exotic. Comunque sia, ragazze, questo è un pack, diciamo sul rosso, e poi è bellissimo, però chiaramente non l'ho acquistato perché, ragazze, ce l'ho Hypnotic Poison, ho l'originale, ho il dupe, quindi insomma. Sono, diciamo, ho sorvolato, diciamo così. E vi voglio mostrare un'acqua profumata che ho acquistato presso Acquesapone, della linea Dolce Mania, di cui vi ho parlato tantissime volte. Vi ho fatto vedere proprio i profumi della linea Dolce Mania, che è una linea, diciamo, di profumi di ispirazione. Ho voluto acquistare quest'acqua profumata, ragazze, che si chiama Symphony, ed è un'ottima acqua profumata, ragazze. Chiaramente la durata non è eccelsa perché è un'acqua profumata, quindi chiaramente è molto diluita, come diciamo gli oli essenziali sono molto diluiti. Ma questo, ragazze, è ottimo perché si avvicina tantissimo alla famiglia olfattiva di J'adore di Dior. Questo, adesso, ragazze, parto ad elencarvi i profumi da uomo e ne ho trovati tantissimi. Mettetevi comode. Allora, abbiamo sempre questo di Real Time, il Sexy Man. Ragazze, questo è un profumo ottimo, cioè io sono proprio rimasta, l'avrei acquistato, però poi insomma alla fine ho detto che mi devo dare una calmata, quindi non è che posso diciamo sommergermi di dupes. Questo, ragazzi, è veramente ottimo. Se vi trovate da Maurice, oppure anche forse da Risparmio Casa, adesso non sono sicura, insomma questo qui, ragazze, somiglia tantissimo a Terre d'Hermès di Hermès. Io lo conosco Terre d'Hermès di Hermès perché spesso mi capita di annusarlo in profumeria, e devo dire, ragazze, questo è un ottimo profumo, un ottimo diciamo profumo di ispirazione. Poi c'è il Sea Beach, quindi Sea scritto Sea, Sea Beach, e questo, ragazze, è bellissimo il pack, ed è si avvicina alla famiglia olfattiva di Cool Water di Davidoff. È vero, perché Cool Water di Davidoff io lo conosco, lo hanno usato spessissimo, e devo dire che è un ottimo profumo di ispirazione. Poi c'è il Wild Action, cioè guardate che bella boccetta, stupenda. Questo si avvicina molto alla famiglia olfattiva di Dior Sauvage, quindi un altro profumo stra-amato. Poi c'è il Red Canyon, quindi ragazzi, guardate questa boccetta rossa, insomma, a cosa vi fa pensare? Secondo me già ci siete arrivate, dai, ve lo dico io. Fahrenheit di Dior, altro profumo super super famoso, super super amato e stracopiato. Ottimo profumo anche questo. Poi c'è il CU o Q, adesso Q, non lo so, ragazzi, insomma, il CU Club United. Questo, ragazze, somiglia tantissimo a CNK1 di Calvin Klein. È vero, perché lo conosco benissimo, CNK1 di Calvin Klein, perché una volta l'ho acquistato per me stessa, da uomo dico, perché spesso ho acquistato anche profumi da uomo. Ragazze, ditemi voi, ditemi anche voi, sono sicura che anche voi avrete acquistato dei profumi da uomo, perché sono dei profumi certe volte eccezionali. E questo qui, ragazze, è veramente ottimo. Poi c'è il Fine Gold 999.9. Questa è la versione maschile di 1 Million di Paco Rabanne. Poi c'è il Candy Luxe, ragazze. Questo, vabbè, si vede anche dalla boccetta, cioè non ve lo devo neanche dire. Questo ha una famiglia olfattiva molto vicina a Le Male di Jean-Paul Gaultier, o Le Male, ragazzi, non lo so, adesso questo è francese, comunque Le Male, di Jean-Paul Gaultier.
Ottimo profumo di ispirazione. Poi c'è, in questo caso è di Creation La Mise, non è di Real Time. C'era anche il Colosseum, cioè ragazzi, vabbè, questo qua, cioè io appena l'ho visto, ma senza neanche sentirlo, ho capito che, a che cosa si ispirasse, perché insomma non poteva non ispirarsi a Roma di Laura Biagiotti da Uomo. Ragazze, ottimo, ottimo profumo. Penso che l'acquisterò a breve. Poi c'era il Trapper che praticamente ha una famiglia olfattiva vicina a Intenso Men o Men Intenso, adesso ragazzi non lo conosco questo profumo, di Dolce Gabbana. Quindi se conoscete questo profumo, sul web dicono che si avvicini molto, diciamo. Ok ragazze, finisco qua, insomma spero in qualche modo di avervi ispirate sui profumi di ispirazione, vi ringrazio ancora tantissimo per i mille e insomma ci vediamo sicuramente presto. Un bacione!